Amiche e amici di Volonbright, siamo di nuovo qui con Giovanni Maria Ferraris, assessore allo sport della Regione Piemonte. Ci ritroviamo qui all'ultima tappa del Giro di Handbag. Finalmente a Torino, dopo tanti anni, queste due giornate piene di sport dedicate alla disabilità. Come le sembra che stia andando questo evento? Questo evento l'abbiamo voluto noi portare a Torino, ce l'abbiamo fatta, siamo molto contento di questo sodalizio che nasce all'inizio della mia esperienza da assessore proprio con Eaton, a servizio di una popolazione più in difficoltà di altre, quella dei disabili e non solo quella dei disabili. Eaton, azienda dalla grande sensibilità e da un risvolto sociale fuori dal comune, che ne diventa esempio per tante società e tante aziende sul nostro territorio. Insieme abbiamo pensato di progettare questo evento, ma non ci siamo fermati qua. La Regione Piemonte ha cambiato la legge regionale proprio a favore della promozione dello sport per tutti. Ha investito molte risorse economiche per lo sviluppo dello sport paralimpico e in questi due giorni partecipe anche al canottaggio con il pararowing che si sta svolgendo in questi momenti all'Armida sul Po, che è un altro evento che vuole ricordare i 130 anni della federazione fondata proprio a Torino, qui in Piemonte, 130 anni fa, e insieme il grande talento che in questi anni ha prodotto la nostra società sportiva piemontese proprio nel canottaggio. E insieme a questo c'è anche Marco Berri con la sua fondazione che sta facendo grandi cose alla SISPOT, per cui un weekend di sport, un weekend di solidarietà, un weekend di attenzione a uno sport per tutti, sempre più per tutti. Quali sono le cose in cui si sta impegnando la Regione in questo momento e magari quali sono i progetti futuri? Beh, in questi anni abbiamo portato i campionati italiani di paraciclismo, abbiamo portato quest'anno i campionati italiani su pista, sempre di paraciclismo, stiamo facendo grande sostegno anche al tennis in carrozzina, mi sembra che ci siamo visti proprio in quell'occasione lì. Stiamo sviluppando tanti altre discipline in settori come il basket, come il city volley, che sono occasione di riflessione di quanto lo sport sia effettivamente uno strumento di integrazione e socializzazione. Andiamo avanti così, la Regione Piemonte l'anno prossimo ha dei progetti importanti in merito, non li svelo tutti perché vi voglio ancora incontrare proprio in quell'occasione. Ci incontreremo sicuramente, grazie mille. Grazie a voi, viva lo sport!